Prima di tornare in scena con il debutto ufficiale dello spettacolo Napoli Tre Punti a Capo al teatro Gusteo dal 24 novembre al 3 dicembre, la nuova orchestra italiana ha voluto regalare alla città un flash mob musicale nella storica e monumentale Galleria Umberto I. I maestri che hanno reso grande l'ensemble fondato da Renzo Arbore, pronti a regalare sorprese alla città, come spiega il direttore d'orchestra Massimo Volpe. Diciamo che noi ci teniamo molto a mantenere. La linea classica dell'orchestra italiana, ovviamente. Stiamo preparando qualcosa proprio di nuovo, specificamente proprio per aprire il concerto. Un brano che poi credo che farà. Un po' si farà sentire. Insomma. In occasione del debutto napoletano in scena anche uno degli attori partenopei più amati di Gino Rivieto. Con tre punti a capo, faccia la virgola, probabilmente, non lo so, faccio quella canale, siamo un trattiene. In America, l'intrattener Io invece faccio un trattiene, sai che un trattiene è una figura che andrebbe quasi costituzionalizzata. Cioè, tu hai un trattiene, per cui anche per far riposare la corda vocale dei musicisti, per far riposare le, eh, le dita, sai, gli strumenti, e quindi questo sarà il mio ruolo. Lo spettacolo a napoletano. E punti a capo della nuova orchestra italiana è prodotto da Musica e Management di Gianni Oliviero e da gestione e attività teatrali SRL dal Teatro Augusteo. La nuova orchestra italiana rientra tra i progetti inseriti nell'ampio ed eterogeneo programma di attività di Napoli Città della Musica portato avanti dal consulente del sindaco per l'industria musicale Ferdinando Tozzi. È un progetto che nacque con il grandissimo Renzo Arbore che tutti ringraziamo ed è stato un precursore anche in questo perché ha portato la musica napoletana nel mondo. E quindi cosa c'è di più coerente con il progetto in Napoli Città della Musica che riprendere questo progetto dell'orchestra italiana e portare ancora avanti l'internazionalizzazione. Il debutto dunque all'Augusteo per dieci giorni all'insegna della grande musica napoletana come evidenzia Giuseppe Caccava. Direttore artistico dell'omonimo teatro. Il italiana è certamente una sicurezza, è qualcosa che merita di essere riproposto e merita di andare avanti perché è un'eccellenza della nostra città. Con questa nuova formula contiamo di, eh, di dare un po', un po di, eh, di, 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 di energie in più e quindi siamo fiduciosi che avrà un buon successo.